Abbiamo anche il Chuck. Io alzerei leggermentissimo. Io so come ci pentiremo. Di dici, ma io vedo le onde. Vedo le onde, sono giuste. Ok, è che stiamo parlando a voce bassa. Vabbè, al massimo abbassa. Abbassiamo. Perfetto. Ok, ci siamo. Ci siamo. Eccoci, non so quando uscirà questa puntata, ma primo giorno d'estate, e quindi adesso arriverà perfino il caldo, secondo me, uno di questi giorni. Prima o poi arriverà. Oggi con noi c'è Daniele Tinti, grazie per, ciao. Per aver accettato questo invito. Grazie all'invito. Daniele Tinti, stand-up comedian, podcaster, possiamo dire hai portato i podcast di stand-up comedy in Italia. Lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo dire. È importantissimo dirlo. Lo dobbiamo dire perché è vero. No, esatto. Quindi esatto, diciamo. Esatto. No, infatti... allora in realtà non so se è vero, però io dico che è vero. Beh, sì, cioè nel senso il primo stand-up comedian che fa un podcast... Secondo me ho iniziato insieme a Fabri. E io dico che ho iniziato prima io in ogni caso. E però Fabri come la prende questa cosa? Secondo me forse lui dice che ha iniziato prima lui. Mi prendo un fazzoletto. Ma... anzi, okay. Mi passi, esatto, che c'è della carta igienica. Perché anche io sono un po' allergico e quindi... Stiamo tutti e due messi un po' male. Gira un sacco di allergia da... Questa è la carta igienica con cui Folla pulisce il corpo delle ragazze con cui fa l'amore. Io sapevo che saresti arrivato in questa tana. Sì. Perché tu non avevi visto le altre puntate, questa tana della lussuria. Non sei il primo a fare questo commento. Non so perché questa casettina, questo mio monolocale ispira questa. Perché allora le ragazze devono fare 5 piani di scale a piedi, arrivate su, sono sudatissime, dicono a sto punto tanto vale scopare. In effetti ho fatto tutta sta fatica, dicono. Esatto, cioè sono già sudata, ho già il fiatone a sto punto. Ah, quindi tu dici che il fatto che sto per cambiare casa andando in una casa al primo piano mi porterà completamente. Potrebbe cambiarti in effetti. Cazzo. Sta sbagliando tutto perché arriva al primo piano fresche, riposate, brillanti, che fanno conversazione, ti chiedono le cose. Mm-hmm. Invece qua sono devastate, dicono vabbè, io sono distrutta. A sto punto, cioè tipo si mettono giù e dicono tu poi fai quello che credi, io. Cioè, se io mi riposo. Andare, devi fare solo un piano, cioè da un momento all'altro tu arrivano, puoi decidere di guardano, andarsi. Controllano. Beh, rivaluterò le mie scelte in fatto di casa, a questo punto. Pensaci. Sì. Anche perché ormai per tutti sono diventato il comico che scopa per qualche ragione. Ha cambiato personaggio da un po' di tempo a questa parte. Sono uscito con 3 persone, all'improvviso sono il Casanova di Milano. Non so che cazzo è uscito con 3 questa settimana, purgate migliaia. Vabbè. Dico purgate, lo direi anche se fossero uomini, lo dico nel rispetto totale delle donne, però sì, in effetti le purgate, proprio il verbo che userei per rispettare le donne. No, esatto, però avrei detto anche purgati se fossimo donne che parlano di uomini. È un macismo antisessista. Esatto, è un nuovo si voleva essere un macismo antisessista, ma poi appena antisessista, poi appena ho detto purgato, ho detto non so se forse non so se passa come antisessista, quindi chiedo scusa a tutti quanti. Quindi allora, qual è il segreto di questo cambiamento? Il segreto è la palestra. Ma allora parlami immediatamente di questa cosa. È già entrato nel mood. Cioè, stai intervistando te. Esatto. Però questo è il bello di avere un podcaster qui tra di noi. Parlami subito. Allora, di questa... io apprezzo che finalmente qualcuno in realtà mi faccia parlare della palestra. Vai, perché nessuno me ne fa mai parlare solo di quello. Secondo me è l'aver parlato di essere uno sfigato sul palco. E quindi, secondo me è quello che gli ha giocato. Non c'è so, stato sai, poi il cambio, così tanto, sinceramente. Che ha detto parlo di essere uno sfigato, adesso uno vado a spingere poi... al ferro. Boom, boom. Non la palestra. Non è stata la palestra. Non è stata la palestra. Il cambio. No, è vero, però la palestra di solito ti cambia qui dentro. Sì, okay. Sì, questo è verissimo. Quindi se ti cambia qui dentro, poi allora magari parli più. Ma io ci tengo a dire, perché questa è un'altra cosa che mi si sfotte spesso per questo fatto che ho deciso a un certo punto di andare in palestra. Hai fatto benissimo. Ma io apprezzo, infatti, ho apprezzato molto il tuo supporto che mi avevi scritto, ma il punto è che io ci tengo a dire che uno può anche non andare in palestra necessariamente perché vuole diventare enorme, e io infatti non ho mai avuto veramente quel desiderio, cioè mi piaceva stare un po' più in forma, ma io ho cominciato ad andare in palestra per, come dici tu, cambiare qua, perché andare in palestra ti fa molto bene. Chi sta ascoltando su Spotify si stanno indicando il cazzo continuamente. Esatto, per cambiare qui. E ragazzi, voi non avete idea. Non avete idea.
No, però a me ha aiutato molto e a livello mentale. Sì, no, oggettivamente mi ha fatto stare molto meglio a livello mentale. Sì, mens sana in corpore sano, se no, posso no, però dire. È vero, è vero, è vero, è vero. Questi romani, ma quante ne sapevano? Quante ne sapevano? E parlavano proprio del de bilanciere della panca piana quando dicevano mens sana in corpore sano. Della musica house. Esatto. E adesso lo step successivo invece è non fottersene di stare bene con la testa e voler solo diventare enormi. Quello, infatti, è, no, certo, quello certo. È il livello successivo arriverò di stare anche bene. Punto, arriverò anche perché quel punto. L'unica cosa che conta è occupare più volume possibile all'interno della vita che ci è stata data. Ok, tu ma esatto. Infatti tu hai un passato da palestrato. Allora, io non ho un passato da palestrato perché la palestra mi rompe i coglioni, però ho un passato da rugbista in adolescenza. Infatti stavo per dire, ma me lo ricordo male? E, o... No, si giocava a rugby e quindi se giochi a rugby tantissimo da adolescente, comunque cioè, ti abitui a usare il corpo e anche a stressare il corpo. Okay. Il corpo reagisce e quindi ti ingrossi un po', e quindi poi mi è rimasta la cosa di fare sport e tenermi in forma. Però in palestra ci ho provato ad andare l'ultima volta 10 anni fa e dopo un mese ho detto non ce la faccio. Ma quindi quelle famose foto in cui ti si vede una tartaruga scolpita sono solo per il rugby? Quelle, guarda, deve dartelo Dio quel corpo. Okay. No, non lo avrai e poi mai. Deve togliertelo anche Dio, immagino. Deve togliertelo l'alcol e il lockdown. Ah, okay. Deve togliertelo l'alcol e il lockdown, i 30 anni e la tartaruga se ne va. Ma però, adesso alleni in qualche modo? No, adesso c'ho un problema, non gioco neanche più a calcetto, non faccio più niente. Però okay. Tipo ogni tanto quando proprio vedo mi sto lasciando andare, per un mese faccio le flessioni e gli addominali a casa però. Ok, okay. Che comunque anche quello anch'io per un po' ho provato a casa, figo. No, io non alleno da un anno, ho fatto l'anno scorso abbastanza costante, facevo corpo libero, cioè con una persona che mi seguiva. E in effetti stavo meglio. Poi sono arrivato qui a Milano, fra una cosa e l'altra ho smesso, no? Ho lasciato le parallele a Cagliari. Sì. Quindi senza le parallele... Cosa vuoi fare senza non le parallele? Non so se il mercato immobiliare di Milano ti permette di allenarmi avere a casa, le parallele esatto. A casa. No, esatto, di avere uno spazio per le parallele. Impossibile, no. È impossibile. Ma come te la sei vissuta che... Cioè, quando hai cominciato a notare che stavi perdendo quel fisico lì? No, è successo tutto insieme perché... Okay. Allora, primo lockdown ancora tutto bene. E poi secondo lockdown a un certo punto ero ingrassato. Ah, proprio all'improvviso. Per la prima volta in vita mia. Cioè, non mi era mai successo... Mi era successo di essere più o meno gonfio, più o meno definito. Però a un certo punto proprio... Cioè, i pantaloni non mi stavano più. Ok. Ero proprio gonfio e quindi... Vabbè, è stato, ma, non dico traumatico perché sarebbe una presa per il culo e sto ancora bene, quindi nel senso senza neanche piangersi addosso. Però, cioè nel senso, e non sono riuscito a dimagrire, cioè adesso un po' sono dimagrito ma non riesco a dimagrire perché non smetto di bere e non sono in grado di gestire il mio regime alimentare. Io ho sempre mangiato e bevuto quello che mi pareva, fatto sport, non è successo niente. Adesso a 30 anni mangio e bevo quello che mi pare e ingrasso. Sì. Io andavo da un nutrizionista mentre allenavo, infatti, cioè, ho fatto le cose in grande e ho smesso bene. Anche con quello. Io quello proprio non lo so fare, cioè se ho fame, ma poi tipo quando ho fame dico ok adesso cucino poca pasta e poi dico no vabbè cuciniamo tanta pasta. Sì, sì, che è proprio perché, cioè, non che... perché non ho voglia di fare il secondo. A sì, volte. O magari tipo, poi mi mangio pure il secondo, cioè capito, oppure mettiamo poco olio, oppure mettiamo tanto olio. Che sì, è più l'alternativa buono. Non è mai una cosa leggermente sì, peggiore, sì, è proprio l'opposto. Tipo cioè... ok adesso mi faccio l'insalata, ok ci sono le insalate, i pomodorini, ci sono le uova. C'è il pollo, la salsa di soia, la senape. Sì, esatto. E dice, beh, sono pronto, poi tutto però pane se... per accompagnare. E dico, oh, com'è possibile? Però se c'è la lattuga, l'insalata. Stai mangiando cose sane. Esatto. Cioè, non importa cos'altro c'è, se c'è la lattuga è una cosa sana. Esatto, no, devo dire, adesso cucinando un sacco con la mia ragazza, cucinando insieme un po', lei se non altro mi dice, guarda, quelli sono 2 etti e mezzo di pasta. Io faccio, vabbè, effettivamente. Ok, ti tiene un po'... Se non altro mi fa notare che sto buttando 3 etti di pasta. Okay. E dice, beh, allora poi che... Cioè, non rompere i coglioni. Io sono terrorizzato perché ho sentito talmente tanti monologhi dei comici sull'approcciare i 30 anni e no, su come vero, la tua vita vero. Cambia, il tuo corpo cambia, che io sono terrorizzato. È vero, fatelo dire dal trentenne più trentenne di tutti, un 29enne. Ok. Perché nessuno sa cosa vuol dire... È vero. È vero, a 29 anni è quando sei là che li guardi 30 anni e dici... Però ti dico, a 29 io ancora stavo bene.
beh, poi 29 ancora non c'era il Covid, il Covid un po'... Sì, no, quello... In realtà poi è stato strano perché per me è stato il contrario, perché io, anch'io il primo lockdown me lo sono vissuto abbastanza bene, ero abbastanza in forma, scrivevo monologhi, non so come cazzo, mi era venuta l'ispirazione. Secondo lockdown ero distrutto, cioè non so perché quel secondo stop mi ha proprio fatto male, e allora lì ho cominciato a allenarmi. Bravo. Per stare un po' meglio di testa ho cominciato a allenarmi. Bravo, non smettere mai. E adesso sto un po' rallentato, però conto di ricominciare. Ma sì, vabbè, l'estate è pure più... Ma invece andare a correre? No, non so a Milano dove si corra, perché... Io andavo a correre quando correvo in moto, in un'altra vita fa. Facevo le gare in moto, quello... per allenarmi è fondamentale. Però mi dicevi pensavo comunque... io andavo a correre in moto. No, andavo a correre quando facevo il campionato. No, perché nessuno ci crede mai, ma l'enduro e il motocross sono tipo gli sport più duri della vita. Ma infatti mi avevi detto anche questa cosa. Ed è importantissimo, cioè se devi andare a correre devi fare il fiato, perché altrimenti... Perché poi se non guidi la moto con le gambe, la guidi con le braccia, e le braccia, pure se sei allenato, cedono dopo un po'. Cioè non le tieni 6 ore di moto con le braccia. E andavo a correre sempre. Poi ad un certo punto ho iniziato a farmi male il ginocchio. Dopo un 12 km mi faceva male il ginocchio. E i medici mi dicevano boh, e quindi ho smesso di andare a correre. Sì, la classica sindrome del mi fa male il ginocchio. No, ma giuro, non so cosa fosse. Qualcosa di stupidissimo che però mi faceva male. E quindi ho smesso di andare a correre. Devo dire che odiavo andare a correre. Quindi è che ho detto oh mio Dio come farò. Poi per un motivo o per un altro ho anche smesso di fare le gare in moto. Quindi non era più così fondamentale. Vedi. Tu che rapporto hai con la corsa? A me piace molto. E infatti adesso non lo posso più fare. Sto facendo fisioterapia per provare a tornare a correre. Però è un'altra cosa. Sì, sì. Ok. È un'altra cosa che mi è rimasta del rugby. Mi piaceva correre, mi piace adesso. Quanti anni hai giocato rugby? 5, 6. Tipo dai 12. Cioè giocavo pure da bambino. Poi ho smesso e ho ricominciato a 14, a 18. Questa cosa del maschio alfa un po' te la porti dietro da lì. Sì, mi immagino te rugbista, che proprio sei un duro. No, allora io però nel rugby mi devo immaginare come maschio omega. All'interno della scala Sono delle gerarchie fisiche che vanno da me che a infinito. Diversi ruoli. Sì. In cui fare alcuni ruoli devi essere per forza enorme. E poi in generale, ogni tanto giochi con delle persone che dici e te non siamo la stessa specie. Cioè, tu sei proprio sei un altro tipo di essere umano. Giganteschi, corrono velocissimi. E dici, vabbè. Però quindi ecco, ti rimane la cosa che ti rispetto. Se sei grosso, io comunque ti rispetto di più. Ah, ok. Sì, tu ce l'hai come essere umano, proprio. Esatto. Vabbè, allora tornerò in palestra per fare contento. È la cosa più importante, perché poi questa è una cosa che sai che ce l'ha e butta fuori. Mm-hmm. Butta fuori se sei, cioè tipo io sono alto, sono calvo e già questo dicono sono vabbè, già due cose che che loro rispettano, fuori. Quindi comunque ci puoi parlare. Dici, no, vabbè, tu sei tranquillo. Perché il butta fuori deve essere per forza calvo, ora che ci penso? Ma perché? Io non ho l'immagine di un butta fuori con i capelli. No, allora, esistono. Ma esisteranno per forza, però perché nella nostra testa l'abbiamo salvato così? È proprio fa più scena di uomo duro. Sì, fa più scena di uomo duro e comunque l'immagine perché il butta fuori fa tanto. Perché lui non spreca tempo neanche a pettinarsi prima di uscire. Sì, ha un'estetica che ci sta. Perché poi... è talmente un duro che i capelli se li rasa piuttosto che lavarli. Alle risse, la sua, qualsiasi cosa del suo corpo. Nessuno può tirargli i capelli. Adesso facciamo un po' di bro science. Vai. Quando vai in palestra, produci più testosterone? Ah, sì. Allora, credo di sì. Il testosterone fa perdere i capelli. Cioè, se c'hai i capelli deboli, una delle cose che ti fa perdere i capelli è quando produci. Allora, la cosa che piace dire ai calvi è produciamo un sacco di testosterone e quindi i capelli cadono. Però non è quello, è che i nostri capelli non hanno la struttura per reggere il testosterone, è per quello che li perdiamo, non è necessariamente ne abbiamo più. Quindi magari se vai un botto in palestra e c'hai già la predisposizione a perderli, li perdi molto di più. Però questo io perché non sono uno scienziato. Perché in effetti c'è anche lo stereotipo del palestrato calvo. Sì, il palestrato è vero, un po'... è vero, è vero. Ma poi il palestrato è calvo anche per una frase che mi ha detto un bambino di 8 anni a cui oramai giovane uomo, però a cui facevo il babysitter 10 anni fa, mi disse: "Tu se hai dei bei capelli non ti devi preoccupare di niente.
niente. Però se hai dei brutti capelli devi per forza avere un bel fisico. Questo è un bambino di 8 anni. Un bambino di 8 anni. E io avevo ancora fantastico. I capelli, quindi non era un attacco diretto, era proprio in generale. Un'osservazione. E non esiste frase più vera di questa, secondo me. Cazzo, sì. Sì, no, perché sì. In effetti, cioè, si rischia poi di confondere la causa con l'effetto, perché poi molti palestrati sono pelati, vero, anche perché uno diventa pelato e dice recupero. Sì, esatto. Quando perdi i capelli sei super insicuro e dici, certo, vabbè, cosa posso fare? E quindi provi ad andare in palestra. Vero, fra l'altro io non sembra, ma mi sto avvicinando a quella fase. A quella fase. Vabbè, però io c'hai 29 Valeria, anni, quindi c'è un sacco. Perché per me non è... Non mi spaventa l'idea di, cioè, rasarmi tutto a zero. Cioè, l'importante è che... Ho detto a Valeria, avvisami quando è il momento. Cioè, non voglio essere uno di quelli che continua ad avere i capelli nonostante è finita. Beh, mi sembra che ancora tu ancora abbia... ce n'è, però... È un bel percorso. Però inizio a... Cioè... Tu nei tuoi monologhi... Cioè, mi ricordo un tuo monologo in cui dicevi che l'avevi accettato quasi subito. Sì. O sbaglio? Allora, cioè, quasi subito, però per necessità. Cioè, perché li ho persi presto e quindi a 22 anni... Il famoso, sì, Erasmus, esatto, da pelare. Allora, in Erasmus mi sono rasato, però cioè, chiaramente ho iniziato a perderli a, tipo, anzi, a prima, perché anni. La battuta era io pelato ci ho fatto l'Erasmus, sì, esatto, quindi tu ci sei arrivato prima. Io mi sono rasato l'estate prima, poi me l'ero rifatti crescere e poi mi sono rirasato in Erasmus. No, guarda, più che altro rasarmi i capelli è stata una cosa... necessaria per come stavo, perché allora non avere i capelli è la cosa più tranquilla del mondo, però perderli è abbastanza brutale, soprattutto se hai 20 anni, perché a 20 anni non te lo aspetti che ti succeda e tu sei abituato comunque a immaginarti con i capelli, perché tutta la vita ti sei visto con i capelli tutti i tuoi coetanei che hai visto hanno i capelli e quindi non cioè i pelati sono i vecchi e quindi è traumatico. Cazzo, e quindi stai là e provi a mettere, ok, allora così copro, però mi ricordo proprio un giorno che stavo prima di entrare all'università che cercavo di sistemarmi sti capelli, ho detto ma può essere che questa è la mia vita, e quindi mi sono rasato e dopo tipo le prime 3 settimane comunque ti devi un attimo abituare all'immagine di te senza capelli, poi da lì sei tranquillo. Sì, è tranquillo, ci stai pure bene. Ma poi sbaglio o scopri anche che alle donne non è che dispiace troppo? No, alle donne non gliene frega niente. Infatti. Cioè, se... alle donne... Poi le donne hanno dei gusti, adesso dirò una... però hanno dei gusti, mi sembra, più... non sofisticati, però vedono più dettagli estetici negli uomini rispetto a quelli che noi vediamo nelle donne. Alle donne piacciono tipo le mani, figurati se non gli può piacere il cranio. Cioè, nel è senso... Vero. No, ma poi più che altro, cioè, io ho sempre avuto questa impressione che loro guardano in modo diverso proprio. Cioè, loro guardano l'insieme delle cose, i dettagli, e poi fanno una loro... Poi guardano anche... il vabbè, culo, certo, o il pacco. Mi fa troppo ridere quando le amiche fanno: no, hai visto che pacco? E tu dici, oh, cosa? Perché non lo guardi mai, cioè non sei abituato mai, sì, a guardare. No, sono però... i momenti in cui tu capisci, non è stata la società a convincermi, sono etero realmente. Esatto. Perché non ci ho fatto minimamente caso. Però poi sì, è vero, guardano tipo, no, perché il lobo delle orecchie. Sì, diciamo, il lobo delle orecchie. Però l'altra cosa è se non piaci che Giordano non ha, fra l'altro. Sì, infatti io ho questo problema che non hai i lobby. Io invece guarda, c'ho questi super lobby che arrivano fino a qua. Io non posso diventare pelato perché tu recuperi coi lobby. No. Però i lobby delle orecchie sono quelle cose che non smettono mai di crescere quando invecchi. Okay, quindi sì. da vecchio avrai dei bellissimi lobby. Sono dei lobby, sì. Io però ho avuto, quando ho scoperto questa cosa, ho avuto un sospiro di sollievo perché ho detto ok, mi cresceranno i lobi. E poi ho avuto un attacco di panico perché ho detto ok, mi crescerà ancora il naso. E questa cosa mi ha fatto andare in para per... cresce il naso? Perché da quello che naso, so, il naso e le orecchie continuano a crescere. Non smettono mai di crescere. Okay, si dice. Okay. Così si dice. Però pure là, la lezione del discorso, se una ragazza o se un uomo, cioè se per un dettaglio fisico non piacete alla a una persona, allora non vale la pena... piacere a quella persona, cioè se possiamo lasciare un messaggio, se non piace a una persona per i tuoi capelli, allora sti cazzi di piacere a quella persona, infatti. Se basta quello, sì, questa però è anche una cosa che secondo me ci arrivi un po' dopo, cioè all'inizio pensi sempre che sia colpa tua e ti dice, cioè pensi di aver perso l'occasione della vita per una cazzata, per colpa dei tuoi capelli, sì, no, poi in realtà, anzi, quella è una cosa che perdere i capelli da giovane ti dà molto, cioè ti accorgi che non importa, allora capisci che se non importa quello non importano un sacco di altre cose estetiche. Questo va detto, è un discorso da maschi, perché su di noi viene applicato un giudizio molto più leggero esteticamente. Per le donne è molto più complicato perché tutti quanti come società le guardiamo in un modo diverso e quindi attribuiamo molto più peso al loro aspetto. Okay. Quindi per loro è più difficile, credo. Però sì, no.
Assolutamente. Però, cioè, giusto perché poi ci perdiamo sempre la struttura della puntata. Ma va benissimo. Ormai è andato. Però a me interessava la storia del podcast. Cioè, sì, quando certo. Partito dal podcast, certo. 20 minuti no, fa. Perché poi adesso mi azzardo a dire una cosa. Cioè, il tuo podcast era più conversational. So, in italiano si dice conversazionale. Adesso si dice. Cioè, non è, mentre quello di Daniele Fabbri era comunque più strutturato. Sì, perché cioè, poi lui era da solo. Il tuo era proprio all'americana. Sì. Cioè, lo stand-up comedian americano che si fa un podcast dove parla con le persone con cui vuole parlare di quello che vuole parlare. Sì, sì, sì. Quindi era proprio lì, cioè partiva da lì. Ed è questa cosa è partita perché eri appassionato di podcast, ti andava di farlo. Trovare nuove idee, nuovi spunti. Gli americani lo fanno anche per scrivere. Ah, io quello non lo capisco molto, nel senso che è difficile che una cosa che dico nel podcast poi la riutilizzo. Magari ogni tanto, cioè se faccio una battuta e poi me la devo pure ricordare, quindi è difficilissimo. No, l'ho fatto perché mi piace guardare i podcast, mi piace ascoltare i podcast, quelli dei comici, e quindi ho detto, vabbè, non lo fa nessuno, certo. Quindi lo faccio io. E mi piace anche farlo, quindi poi, insomma... Vado avanti così. Ma all'inizio, perché stavamo parlando ieri del fatto che noi cominciando questo podcast abbiamo scoperto quanto è una rottura di coglioni fare un podcast e farlo uscire decentemente. Sì, perché dal punto di vista tecnico, chiacchierata è una merda totale, infatti bisognerebbe avere i soldi per delegare tutto, però non si hanno mai i soldi per delegare. E per cui adesso io e Stefano ci appoggiamo ai locali dove lo facciamo e il lato tecnico lo fanno loro. Okay. Peraltro oggi esce una puntata tra pochissimo. È che questa puntata uscirà dopo. Allora, andate a vedervi martedì oggi, 21 giugno. Oggi è 21 giugno. Sì, 21 giugno. Uscirà una puntata dove ci sono stati dei problemi tecnici e per salvarli abbiamo dovuto coinvolgere metà tecnici di Roma. E per cui i problemi non finiscono mai, però soprattutto all'inizio se non sei uno che capisce tantissimo queste cose ti ci metti e cominci a sbagliare all'infinito. Poi io ho un rapporto bruttissimo con la tecnologia, quindi non mi piace, non mi diverte per niente tutto l'aspetto tecnologico. Io lo odio, mi dà proprio fastidio, però mi piace fare il podcast e quindi ho continuato. Quindi sì, devi smanettare per forza di cose a un certo punto. Sì, però ecco, cioè ogni volta non mi piace. Cioè tutte le volte devo fare qualsiasi cosa, non mi piace, tutte le volte c'è un problema. E quando fai cose di registrazione, di tecnologia, c'è sempre un problema, perché la tecnologia è una merda. Fa schifo, perché uno dice, beh, la tecnologia funziona che se io premo questo pulsante succede questa cosa. E tutti ti dicono, è proprio così. Poi tu premi quel pulsante, quella cosa non succede. E tutti fanno, ma come, basta che premi quel pulsante. C'è scritto così sul manuale. E tu dici, non mi dovete rompere il capo. Perché poi tu gli dici, guarda, non sta funzionando. Ma tu hai premuto quel pulsante. Guarda, l'ho premuto. Fanno allora devi premere quell'altro. Premendo quel pulsante risolvi quel problema, ma ne crei un altro che prima non c'era. E quindi la persona ti dice, dovevi solo... pigiare questo pulsante e te lo pigia lo stesso e tu gli dici sì, ok, ma poi dopo vedrai che c'è un'altra cosa. Sì, e questo la tecnologia lo sa, lo sente, cioè lo capisce quando... Io non so quanto tu sia ironico, credo in questa cosa che stai per dire. Questo è al 100%, la tecnologia lo sa quando deve non funzionare. Assolutamente, nel momento è sbagliato, cioè quando ti serve che funzioni e tu hai abbassato la guardia e pensi, ah, cara tecnologia, e lì non funziona. E tu dici, ok, però io ho fatto tutte le stesse cose che ho fatto l'altra volta, non è cambiato niente. Perché ora il risultato non è lo stesso? Allora, a volte con l'audio che è sempre con le stesse frequenze, video stesse frequenze, all'improvviso lo devi sincronizzare col video perché è diverso. Sì, quello sarà così per sempre. Senza motivo. Ma quella cosa mi fa impazzire. Sì. Cioè, tu puoi mettere tutte le impostazioni. Comunque si fotte da solo. Sì, ma non... sì, guarda, nell'ultima puntata che stavo montando ho chiamato Stefano, stavo quasi singhiozzando perché l'ho visto andare fuori sync, ma... proprio che, cioè, lui stava parlando e poi cioè è stato proprio allora questa cosa ma è che l'ho visto, è successo davanti ai miei occhi, cioè, che pure l'ho proprio visto tutti la stessa realtà e dicevo scusa, ma come è possibile che microfono. In questo frame sei sync, in questo frame no, e no, l'ho no, visto sì, succedere, non ha senso in nessun modo questa cosa. Una volta all'inizio della puntata era in sync, alla fine era in sync, il centro no, sì, non in possibile. Mezzo era sfasato, sì, senza perché senso, perché la tecnologia ti sfida. Ah, vediamo cosa fai adesso, stronzo. Vediamo. Ah, oggi pomeriggio volevi fare altro? Non credo. Adesso... esatto.
noi giornate intere a cercare di rimettere in sincrono. Sì, sì, sì. Porca troia. Sì. Poi la metti su YouTube dopo che hai passato 6 ore a cercare di salvarla e dici, oh, è venuta fuori decente. Primo commento, sì, ma ragazzi, qualità audio, però, lascia un po' a desiderare. Guarda, io sono alla puntata 129 e ancora mi dicono ogni tanto, ma l'audio, e dico, vabbè. Porca troia, vabbè. Non ci devo pensare, poi ci penso tutta la notte. No, ma ovvio, sì, uguale, certo, uguale. Cioè, alle 4 del mattino ci mandiamo gli screen con dei commenti. Sì. Però hanno ragione. E noi ci diamo, porca troia, perché? No, però adesso abbiamo comprato una nuova scheda audio, stiamo imparando a usarla. Io spero che questa cosa l'abbiamo detta 5 puntate fa. Sì, però vabbè, bisogna... stiamo piano piano arrivando. No, più però che sì, altro dai. La cosa che bisogna imparare a fare, dovete farvi insegnare un po' da qualcuno e poi dopo la post. Sì. Sì, è la post perché su perché quello siamo proprio... Cioè, imparare un po' a comprimere, a equalizzare. Perché io ho studiato un po', cioè ho imparato un po' a fare montaggio video, su quello sono decente. Montaggio audio non riesco proprio a capirlo. Quello è difficilissimo, serve pure l'orecchio, io pure non capisco niente, quindi cioè, ci sono due cose che faccio, ma bisogna rivolgersi a qualcuno. Ma invece, quando hai cominciato il podcast, visto che il podcast di questo tipo... Scusate, io torno ogni tanto... No, ma hai ragione. Visto che podcast di questo tipo non ce n'erano quando hai cominciato tu, che anno era, più o meno? 2018. Ok. Ma cioè, c'erano persone che non capivano cosa stessi facendo? Allora, sì, e più che altro adesso, quando gli ospiti vengono al podcast, sanno che possono chiacchierare e dire quello che gli pare e che parliamo di quello che ci pare. Mentre all'inizio era molto più un'intervista, ma per necessità, cioè nel senso... No, vabbè, certo. Arrivavi e quello diceva, vabbè, facciamo questa cosa che tu conduci, e quindi tu dici, è questa cosa qua, è questa cosa qua. Invece adesso, e non è che potevi dire, oh, però io non ti intervisto, chiacchieriamo, perché comunque, cioè, chi cazzo sei per dire all'ospite, adesso parla così, devi fargli le domande e cercare un po'... di portarlo ad avere una conversazione. Adesso invece è più... Immagino quanto tu sarai felice adesso che inviti un ospite e ti dice, ah, ma è come Kashmir, è come Muschio Selvaggio, quindi il podcast. No, diciamo, da me questo non lo dicono, perché ho tirato su tutte le barriere anti-Kashmir e anti-Muschio possibili. Okay. Sanno. E poi avete collaborato, visto, con Kashmir. Sì. Con Muschio ancora no. Con Muschio ancora no, non so se succederà, ma salutiamo gli amici di Muschio Selvaggio. Assolutamente. Soprattutto Martin, il mio eroe. Martin, un grande. Martin, un poi, bello. Non commentiamo Muschio Selvaggio perché ci roviniamo le carriere, quindi ma direi no, di passare ma secondo oltre. Me invece fare punching up si può fare sempre. Cioè ci sta che da una tazzinella di Federico. Caffè prendi... È che, esatto. È che a me salutiamo sembra sempre... Per far vedere che noi conosciamo, siamo amici di salutiamo Federico. Salutiamo quelli che lo conoscono Federico. Benissimo, Federico Lucia. Esatto. Cioè è al contrario. Sì, perché con lui dici il cognome. Cioè, nel mondo normale, cioè, uno lo conosci bene, lo chiami col suo soprano. Ma Fedez, ma chi? Federico Lucia? Invece adesso... Federico Lucia Ferragni, quello che intendi. Quando dici Fedez, dicono, ah, ma Federico. Cioè, c'è sempre l'influencer di serie B che dice, sì, no, le parole di Federico sono state parole meravigliose. Perché l'hanno conosciuto 9 anni fa a un concerto. Quindi è Federico. Sì. Sì. Ci hanno bevuto una birra e fa, ma chi Fede? O Fede e si fermano prima della Z. Sì, cioè, beh no, cioè, se dici Fedez non conti un cazzo. No, se dici non Fedez non lo conosci. Cioè, non... Comunque noi non lo conosciamo, quindi salutiamo Ciao, Fedez. Salutiamo Fedez, un punto di riferimento. No, la cosa che mi dispiace di quel podcast lì, che la dico al volo, e poi sembra sempre invidia quando lo dici da questa posizione, è però che lì hanno veramente tutti i soldi del mondo, tutte le possibilità del mondo, e sembra che a volte le sfruttino queste cose. Beh, diciamo. Però alla fine, sai, c'hanno i migliori ospiti d'Italia. Possibile. Sì, quello è vero. Secondo me, a me piace anche la scelta che fanno degli ospiti. Nel senso che spaziano un sacco, poi mi dirai grazie al cazzo se c'avevo quell'influenza, io pure chiamavo Barbero e Bello Figo, cioè, però il fatto che la prima puntata abbiano fatto figo. Bello Figo è stupendo, cioè... Ma invitano un sacco di ragazzini che fanno trap, esatto, non sono e grossi. Quello è bello, no, cioè è tipo figo, ogni però. Tanto vedo le persone e dico questo chi cazzo è, ti pare che l'ha chiamato, però se a loro gli va di chiamare quello, ci sta, cioè uno deve chiamare figo, chi sì. ti pare a te, non è che sei Muschio Selvaggio e quindi devi chiamare solo Bertinotti che ti parla di... Che comunque speriamo che sarebbe l'onorevole vuole venire a Tintoria. Ma subito padrone di casa.
È ancora onorevole Bertinotti? No, ma per me sì. Per sé, è come Berlusconi che è esatto. Nel nostro cuore il presidente. Esatto. Beh, però mi sa, se sei stato presidente del Consiglio, presidente del Senato, presidente della Repubblica, sei presidente forever. Presidente cioè, il titolo Milan. Di presidente. Anche presidente del Milan. Anche presidente del Monza. Anche lui è presidente del Monza. Allora ti possono dare del presidente sempre. È vero, è vero. Mi pare siano queste le tre cariche, adesso non mi ricordo, ma credo che... Ok. Sì. Sì, quindi poi negli anni come si è evoluto il podcast? Beh, si è evoluto che poi è arrivato Stefano. Capito, è arrivato Stefano. È arrivato Stefano che c'era già da prima, nel senso che veniva a vedere le puntate. Poi gli chiedevo che cosa potrei chiedere e poi dopo un po'... Cioè, vi siete messi a tavolino e avete detto facciamo questo podcast insieme o è successo in modo naturale? No, è successo in modo naturale. Okay. Sta ancora su... Cioè, diciamo adesso è il nostro podcast. Sì, no, esatto. La cosa esatto. che mi fa sempre un po' sorridere è che anche se ormai è il vostro podcast, perché ormai lo conducete insieme, sì. È sempre Tintoria tra parentesi con Stefano Rapone. Sì, infatti adesso stiamo pensando di cambiare, cioè di aggiungere qualcosa al logo, okay. Per far vedere che c'è Raponeria, che c'è Stefano. Sì, perché cioè, ma adesso c'è parte. Stefano, c'è il quindi... Ah, è vero, c'è la faccina che ti gira intorno. Sì, nella sigla sì, nella sigla, sì, sì, sì però sì. Cioè, nel logo comunque c'è è sempre quello. Invece magari facciamo un restyling, adesso vediamo. Quindi tu sei stato un po' il Mark Maron della podcasteria italiana. Il Joe Rogan. Il Joe Rogan. Addirittura. Sono di destra. No. Perché sono pelato. Esatto, stavo per dire. Per... beh, perché... Se... No, mi è venuto in mente perché Mark Maron anche un faceva Joe Rogan spesso... vaccinato. Un Joe Rogan vaccinato, esatto. No, perché anche lui faceva spesso battute sul fatto che lui ha cominciato il suo podcast e poi ha visto tutti i Joe Rogan e tutti gli altri. Che Mark Maron superato. Non ha mai fatto video, però. Mark Maron non ha mai fatto video... Poi, non lo so, il podcast di... ti dico la verità, avrò sentito 3 puntate. Cioè, perché poi alla fine c'è poco tempo e miliardi di podcast. Sì, quindi infatti, è impossibile. Certissimo. A proposito, quali erano quelli che ti piaceva sentire? Allora, io ho iniziato a vedere podcast e in realtà ho iniziato ad affacciarmi al mondo della stand-up americana con un podcast che si chiamava, forse esce ancora, Getting Doug with High. Che sì. Sarebbe il contrario di Getting High with Doug, che era sto podcast dove Doug Benson, okay. Che è un comico americano, che ha fatto un documentario che si chiama Super High Me, mm-hmm. Che era come Super Size Me, quello che mangiava per un mese a McDonald's. Lui si faceva le canne per 24 ore su 24 per un mese e poi faceva tutti i vari test. E lui è tutto pro legalizzazione, quindi il podcast era invito dei comici, okay. Qua e ci sfondiamo di canne. E è super interessante. Io poi l'ho scoperto in Erasmus, mi facevo tantissime canne. Vedi questi che c'è una puntata con Jack Black che gli pia male. No, sì, bellissimo. Sì, sì, che sta proprio là fare, oddio, ho sbagliato a farmi le canne. Proprio impara nera. Jack Black che si piglia male, è lo voglio pieno, ma subito. Di comici che non riescono, cioè che stanno proprio sderenati perché si sfondano di canne. Però guardando quello ho anche iniziato a conoscere tutta una serie di comici, mm-hmm. americani, tipo Sarah Silverman l'ho conosciuto, okay. così, Joey Diaz l'ho conosciuto così, c'è cioè tutta Diaz. Una serie, Pete Holmes l'ho conosciuto così, Rory Scovel l'ho conosciuto così, c'è cioè tutta una serie di comici che io vedevo perché mi vedevo questi e si facevano le canne. Okay. Quindi mi guardavo quello. Ho detto, ah, che bello, lo farò pure io. Poi nel frattempo ho smesso di farmi le canne. O comunque ho detto, mai e poi mai mi farò le canne davanti a una telecamera. E... Ma infatti, cioè, tu inizialmente avevi pensato di farti le canne nel podcast, quindi... Allora, è pure capitato all'inizio un paio di volte, okay. che venisse un ospite che fumava. Allora prima abbiamo fumato. Però, non lo so, già ero in una fase della vita in cui... mi piaceva di meno e mi serve di avere un po' più il controllo quando, infatti, quando sono nel podcast. È capitato ogni tanto fare il podcast avendo bevuto troppo, però quello ci sta. Cioè l'unica cosa è che sbiasci, che ti mangi. Sì, è vero, poi adesso ho la paranoia che non so pronunciare le K. Quando okay. dico tipo, americani non mi esce la K, mi viene ma quando hai bevuto in generale? In generale, quindi se bevo pure sto là, guarda ieri la sai pronunciare ti americani, da fuori. Americani mi viene americani mi viene una cosa toscana stranissima, mi dà un fastidio perché poi lo dico nello spettacolo, dico la parola americani e non mi viene americani. Americani. Comunque se posso dire quando bevi sei molto divertente, quindi secondo me non c'è assolutamente problemi. quando se bevi durante il podcast. In questo podcast sei stato citato come una delle persone più divertenti quando nel beve. Giro dei comici. Fuori dal palco. Tutti dicono "E quando beve sì. proprio e non c'è e il commento che nessuno. Viene subito dopo è sempre "Sì, ma quando beve è ancora più divertente". Sì, però poi c'è anche il momento quando divento troppo molesto pure okay. con i comici che è sempre cioè solo con i comici "Ah, vieni qua no". Sì, però è anche parte del charm. Vabbè, quello è parte meno del male. Meno male te l'avevo detto
secondo me il momento di dirtelo, se non te l'avevo mai detto, che a battute sì. me la ricordo perché mi faceva molto ridere. Tommaso Fauro, che è l'uomo che dà i nickname, l'uomo che ti ha detto in testa un'immagine che sì. non ti toglierai mai nella tua vita. Lui, quando bevevi, per sì. Tommaso Fauro, tu eri Tinti Mannaro. Ah, il Tinti Mannaro, ti trasformavi, facevi un'evoluzione tipo Pokémon sì, e diventavi più. Adesso devo dire che bevo molto di meno. Okay. Pure quello con il, cioè poi così perché sembra che ero un alcolizzato, però cioè, no. Il periodo dai 20 ai 30 anni, non so, cioè bisogna fare qualcosa per alterare la realtà. Mm-hmm. E quindi poi bere è la cosa che viene più, ma quindi no? finisce quindi quella fase? Sì. Quindi esci e bevi. Io uscivo tutte le sere, quindi bevevo un po' tutte le sere. E poi c'è anche adesso il fatto che poi reggi meno il giorno dopo, sì, banalmente. Esatto. Poi tipo, se adesso bevo, la notte mi sveglio per fare pipì e non mi riaddormento. Ah, no, mi... vabbè, io la notte mi sveglio sempre. Una cosa che ho scoperto adesso è il trucco per non avere il mal di testa il giorno dopo. Vai, bere tantissima acqua. Però, cioè, tu dicono, devi bere tanto. Ma però tantissimo. Bravo, sì. Questo è il tuo. Perché tu dicono, devi bere tanto. Tu bevi tanto e dici, no, c'ho mal di testa lo stesso. Mm-hmm. Quello che non ti dicono è che per bere tanto si intende, cioè, devi essere disperso. Cioè, proprio che non ce la fai più. No, ma non infatti... ce la fai più e quando non ce la fai più devi dire altri due sorsi. E sì. dopo quei due sorsi devi dire, ce la faccio a darne altri due? E allora sì, allora la risolvi. La cosa che effettivamente funziona è quando bevi, se dopo ogni cocktail ti prendi un bicchiere, cioè quando ordini il drink e dici dammi anche un bicchiere d'acqua e te lo bevi, funziona. Il problema è che lo fai e poi al terzo cocktail smetti di farlo, certo, perché certo. sei ubriaco e fai tipo, vai, lascia qua, e poi no, perché non l'ho fatto, non l'hai fatto. Però perché... io col fatto che di base, anche se sto bene, non bevo, io mi sveglio la notte sempre, due o tre volte a notte io mi sveglio sempre. Quindi tu ti svegli e bevi acqua. Esatto, quindi io, cioè io c'ho quelle, oltre al fatto che appunto appena arrivo a casa e ho bevuto, bevo tanto, sì. ma poi quelle due o tre volte bevo e lì il mal di testa lo frego sempre. E mi sveglio alle 6 del mattino che sento che sta provando a salirmi e gli dico, col cazzo, e io lo faccio. Quindi alla fine il tuo reflusso gastrico che ti fa svegliare di notte ti salva dall'hangover. Esatto, soffro tutto qua e il mal di testa lo... Perfetto, vabbè, meglio così, meglio, almeno il mal di testa. E invece, penso che tu ne abbia già parlato, quando hai smesso con le canne, perché abbiamo fatto questa domanda anche ad altre persone, però mi affascina sempre il momento in cui uno decide di smettere di farsi le canne. Guarda, allora, avrei dovuto smettere prima, perché mi sono fatto, secondo me, almeno 2 anni che fumavo e mi venivano le paranoie, per cui stai là che pensi a tutte cose, cerchi di risolvere sti problemi. Cazzo, 2 anni? Sì, secondo me un paio. E poi mi ricordo, tu hai avuto il monologo del ho smesso di farmi le canne e poi il monologo del ho ripreso a farmi le canne. Sì, io ho fatto il monologo, ho smesso di farmi le canne... 4 anni di fila a Comedy Central. Tutte le volte dice, oh, ho smesso di farmi le canne. L'anno dopo, ehi, sono qui, ho smesso di farmi le canne. Tutti gli anni, eccomi, sono quello che ha smesso di farsi le canne. E adesso è vero, oramai è vero da un po', sono più di 3 anni, mi sa che ho smesso. Okay. E ogni tanto faccio ancora 2 tiri. No, non c'è stato proprio un momento, è stato più, cioè, dopo un po' dici, vabbè, io sto proprio... Cioè, fumo, sto 45 minuti... che provo, mi viene l'ansia, allora dico ok, perché c'ho l'ansia, cioè, quali sono le cose che mi causano l'ansia, è tutto il tempo così e poi alla fine di questi 45 minuti stai un quarto d'ora bene, poi fai un altro tiro e riparte tutto. Minchia. Quindi però se sommi i tiri che fai nella giornata stai 45 minuti di 45 minuti, 4 ore al giorno in paranoia, e quindi poi stai sempre in paranoia, c'è sempre l'ansia. Invece ho smesso, però cioè, l'ansia. Prima di che arrivassi a questa fase, cioè ti pigliava bene, e mi ricordo che mi dicevi anche che riuscivi a scrivere da fatto. Solo da fatto. Uno dei problemi di aver smesso di fumare è stato che ho dovuto imparare a scrivere senza fumare, che perché proprio prima io scrivevo solo quando fumavo, cioè c'avevo proprio il processo creativo era così, io mi facevo un tiro di canna, andavo su YouTube. Mi vedevo di solito la stand up, però poi dove mi portava YouTube, e dopo un po' mi accorgevo che stavo pensando a tutt'altro e lì ok, vediamo dove sta andando e però dovevo anche scrivermi la cosa. Ecco, l'85% ad oggi dello sforzo della mia carriera è stato il giorno che ho scritto mentre ero fatto, perché proprio tu stai là che stai così e devi scrivere dei geroglifici comprensibili. Devi riuscire a buttare giù poi i pensieri che c'hai, che sono ovunque. Che cioè sono ovunque e poi li perdi e dici, oddio, no, lo devo ritrovare, quindi devo tornare qua e vedere se e invece vai dall'altra parte. E qui, però scrivevo solo così e funzionava bene. E per certi versi c'è un tipo di creatività che secondo me ho perso, smettendo di farmi le canne. Cioè adesso posso raggiungere un posto divertente anche senza fumare,
però ci sono degli spunti che non... Sì, che non ti vengono... Secondo me non mi vengono più senza... Io ho trovato il compromesso più che altro perché... Non me ne sono mai fatte, però sta roba di... dei pensieri ce l'ho anche senza le canne. Vabbè, che ma infatti ci si può arrivare pensieri, può arrivare anche no, ma lo dico in negativo, cioè okay. Avere mille pensieri e dici no, Dio, adesso questo scappa e devi cioè, sai tipo cioè che devi scrivere in fretta perché i tuoi pensieri stanno andando più veloci. Poi in realtà come ho già detto in altre puntate, io non sto più scrivendo, questa cosa non va bene, cioè non, nel senso che io per scrivere intendo mi butto giù la struttura della cosa che voglio dire, ma non scrivo al computer parola per parola. Ok. Che è una roba terribile. È una cosa che io in realtà ammiro, non so come fai, cioè io non ce la farei mai. Tu scrivi tutto parola per parola, quindi. No, non più. Lui non, non lo fa. Tu, cioè lui si scrive una struttura generale e poi va e la dice come gli viene. Io pure faccio così. Ok, perfetto. Questo ti consola. No, io è difficile che scriva proprio tutto quanto. No, cioè, soprattutto quando se io faccio il pezzo per la prima volta, cioè nel foglio mi faccio lo schema di cosa devo dire, in che ordine. Cioè se c'hai le battute, anche perché le parole poi ti vengono, per arrivare dal punto A al punto B ti vengono, magari registrati e poi... Allora anch'io faccio così. Io adesso ho il problema che è più di un anno che sto portando in giro questo spettacolo e quindi non sto scrivendo più perché penso solo allo spettacolo. Certo. Quindi vado in giro e quindi sto là che penso allo spettacolo e dico ok, lo spettacolo è questo, adesso lo sto registrando perché basta, mi sono rotto il cazzo, mi pare che sia finito. E infatti io, proprio perché adesso sto iniziando a scrivere il nuovo spettacolo, mi sono trascritto lo spettacolo attuale, tutto parola per parola, perché non ce l'avevo minimamente. Perché mentalmente ce l'ho lì e quindi posso smettere di pensarci, perché se mi sfugge qualcosa c'ho tutte le tag, ce l'ho lì, non mi sfugge più niente perché ce le ho scritte. E per scrivere lo spettacolo nuovo questa cosa mi ha aiutato un sacco, ma è una roba che ho fatto 2 settimane fa. Guarda, e dal giorno sto riuscendo a scrivere molto di più. Quanto ci hai messo a mettere per iscritto? Una settimana. Guarda, infinito, io pure sto là a dire ok, perché due palle che devi scrivere una cosa che c'hai in testa. Sì, certo. Che palle. Poi ti riascolti i vecchi set e dici ma qual era meglio questo? Sì, cerchi di fare una sintesi, sì. Ma la sintesi probabilmente non va bene. Cioè, ed è tutto... No, infatti... Però io faccio copia e incolla dei diversi pezzi che ho già scritto e li metto insieme nello stesso file. Lo spettacolo. Ma poi li cambio troppo i pezzi. Cioè, anche quando scrivevo anni fa, scrivevo un pezzo nuovo e lo scrivevo parola per parola. Poi il pezzo si modificava, ma il mio file rimaneva quello. Sì, esatto. A me succede sempre sta cosa ultimamente, che io ce l'ho scritto, poi non lo guardo per un po' perché dico ok, il pezzo ce l'ho, è fatto. Ci torno dopo 2 mesi perché lo devo trascrivere da qualche parte, lo devo spostare, ed è un altro pezzo. E dico ma quando è successo che ho cambiato? Perché lo fai in automatico, quando sei sul palco, lo rendi più divertente in automatico. Infatti per quello io non scrivo niente parola per parola, perché poi magari quando scrivi dici ah, questo farà ridere, poi sei sul palco dire e dici oh cazzo, questo non fa ridere mai. Ma come mi è venuto in mente? Pezzo nuovo parola per parola mai. Sì. Quello sì, mai. Sì. E adesso stai lavorando allo spettacolo nuovo? Adesso sto finendo di lavorare su sto cazzo di spettacolo vecchio. Se vogliamo possiamo dare lo scoop di quando uscirà questo spettacolo di adesso che stai registrando? Secondo me a settembre. Okay. A settembre lo faccio uscire su una piattaforma che non si può dire, YouTube. Ah, ok. Però non so, puoi anche non rispondere a sta domanda. Hai intenzione di far uscire come special o Tutto intero, tutto intero, perché proprio per lo spettacolo che è c'ha un suo senso. Lo chiedevo per quello. Se invece lo spezzetto poi si perde il senso. È vero, infatti chiedevo per quello. Ha visto lo spettacolo lo sa. Ci saranno, quest'estate vai comunque in tour? O lo stai chiudendo ora il tour? No, adesso c'ho ancora qualche data, vado a Pistoia, poi c'ho anche 2 date a settembre, però in realtà più o meno lo sto chiudendo adesso. Ok, quindi ultime occasioni per vedere. Sì, è veramente ultimissime occasioni. Ultimissime volte, cioè tipo a Roma non credo che lo farò più. Ho fatto due date adesso. Ci sta. E non penso che lo rifarò di nuovo. Quindi ci sta. Io ho sempre questa curiosità. Dopo, se vuoi, perché abbiamo una serie di domande che abbiamo preparato che ti vogliamo fare. Però mi è venuta in mente una cosa che ho questa curiosità spesso. Vai. Le prime serate come sono andate? Allora, le prime serate... Quindi di sempre? Sì, in generale. Considera che le prime serate, quando le facevo io, erano l'open mic, o open mic, come vi pare a voi,
all'Oppio Caffè, sì, a Roma, vista Colosseo. Tu hai visto proprio la nascita della scena romana post Satiriasi. Esatto, post Satiriasi, Edoardo Ferrario, scena, sì, c'eravamo noi, e l'unico open mic d'Italia era quello là. Cioè era letteralmente l'unico open mic di stand-up, sì, sì, in Italia, non c'era altro, che io sappia almeno. Poi c'erano altri, sì, mini, sì, qualche, collettivi, sì, che stavano sorgendo spontaneamente, però sì, proprio questo è un open mic, che vuole viene. E se ne faceva uno al mese, dove potevi fare 5 minuti. Quindi tu andavi là, che potevi fare 5 minuti al mese, dovevi cambiare ogni volta il monologo, perché chiaramente il pubblico erano sempre gli amici tuoi, gli amici degli altri comici. Quindi questi 5 minuti al mese erano la serata della vita, certo. Era zero un open mic dove potevi provare e dici, ah, proviamo queste cose. No, era tipo, ok, questo, certo, è il mio, certo, la grande. Quindi ci arrivavi tesissimo, carico di aspettative, e gli altri erano tutti bravi. Cioè, tutti bravi, tutti esordienti. Però poi c'era Michela Girò, Stefano Rapone, certo, Luca Ravenna, Gabriele Antinò. C'era tutta gente che poi l'ha fatto, cioè l'ha continuato a fare, lo continua a fare. Sì, mi ricordo anche quando cioè andavi all'altro quando, cioè, sì, sì, c'era, sì, Michela, Luca, tu. C'era Falcone, Falcone che veniva da Venezia, c'era Frasca che salutiamo. No, c'era una serie di persone che poi erano brave, e quindi eri pure iper competitivo, cioè nel senso non volevi essere quello scarso. Certo, giustamente. E quindi arrivavi pieno di aspettative col tuo monologhino e le prime volte come va? Ok, cioè nel senso io il primo monologo che ho fatto credo fosse un monologo su Dio, perché comunque quando inizi dici mo parlo in 5 minuti ci penso io a racchiudere la divinità. Ora vi spiego. E è andato. Questo è classico, il monologo su Dio, sì, sulla, sì, religione, sì, quando, sì, inizi, sì, tutto arrivi intero. Dio, era un mio dialogo con Dio, non me lo ricordo neanche. E però insomma è andato ok, cioè la gente un po' ha riso, io ho avuto paura tutto il tempo, però qualcuno ha ridacchiato. Poi l'Oppio Caffè posto per niente facile. Mamma mia. Perché la prima serata, che era un open mic dove facevo 5 minuti, che ho fatto fuori dalla Sardegna era l'Oppio Caffè. E mi ricordo che in quella serata sono andati male tutti, tranne Michela Girò quella sera. Sì, 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 no, era veramente brutto, perché poi comunque sempre ridere che tutti parlano dell'Oppio Caffè, a storico, la stand-up romana, però dicono tutti, ma era un posto che era impossibile. Sì, è diventato più facile difficile nell'ultimo tempo quando presentavi tu. Sì, cioè, tipo le ultime due stagioni potevate tu e Luca ed era un posto più facile. Cioè, sì, più facile, c'era un pubblico più. C'era anche, sì, perché un minimo c'era gente che voleva vedere che era sta stand-up, esatto, comedy, ma se no tu immagina che proprio dal palco c'erano tutte vetrate, tu dal palco e dalla sala vedi il Colosseo, cioè proprio, sì, sei affacciato, sì, sul, sì, Colosseo, sì, sì, wow, quindi è un posto turistico, cioè, okay, bellissimo, cioè comunque sia letteralmente sei affacciato sul, sì, Colosseo, sì, certo, dal palco tu sei alla tua destra, c'è il Colosseo, sì, 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 cioè lo vedi anche in certe foto, sì, sì, sta proprio là, cioè sta proprio lì dove è quell'albero, c'è il Colosseo, sì, okay, quindi comunque è un posto turistico, quindi se avanzavano dei posti vuoti quelli del locale ci mettevano dentro la qualunque, quindi c'erano tipo, sì, un tavolo di argentini in mezzo, una festa di laurea, e tu dici, vabbè, però noi staremmo facendo l'arte, scusate, noi saremmo artisti, noi staremmo cambiando la storia della comicità di questo portando paese, la stand up in Italia, esattamente, e quindi era difficile, però secondo me anche per quel, cioè era una palestra bella, perché noi non sapevamo che era cioè per noi era solo così. Quindi no, dici, chiaro, ok, non avevi un metro la di stand-up paragone. Si fa così, con un tavolo di argentini. Che non capisce le battute. Questa è la stand-up comedy. Quindi questa è la stand-up. Esatto. Ma e sì, perché deve essere difficile. Poi c'è, sì, all'inizio c'è tutta questa leggenda. No, ma perché deve così? Deve essere difficile. Ma no, invece cioè, no, se è facile. Te lo devi guadagnare, ma la gente deve essere lì per vedere lo spettacolo. Esatto. Altrimenti sì, sì, non sì. C'è una differenza tra... il pubblico è freddo e un conto, sì, ma esatto, freddo per lo spettacolo. Sì, sì, quello sì. Infatti, secondo me, la stand-up, soprattutto all'inizio, non dovrebbe essere completamente a ingresso gratuito, o comunque cioè la gente deve stare là per quello, cioè tu devi stare là per quello, se no vai altrove o... sì sì sì, poi nel senso quando ti fai le serate pagate puoi chiudere un occhio su alcune cose, ma poi la sera, cosa che non pubblicizzi, sì, e sì, dici quella certo, è il bancomat, certo, di questo certo,
quello, figurati. Però quando stai iniziando gli open mic, cioè, devono essere, non ha senso. Sì, che se li fai su una piazza e dici, non vabbè, ha senso, sì. Che... sì, beh, è vero, perché c'è la differenza tra le serate che, ok, ti fanno le spalle perché ti devi guadagnare le risate, e le serate che hanno poco senso perché... Sì, non... no, poi quando vai a provare i pezzi, cioè, che senso, cioè, ha che provi i pezzi, appunto, in una piazza con un pubblico a caso di gente che passa, non ti caga, non ti fa niente. Sì, sì, sì. E poi all'Oppio Caffè ha preso... cioè, è nata la, una leggenda che a me fa sempre ridere, perché poi tutti me lo chiedevano all'inizio. Ma chi è il sardo che ha parlato male di Totti all'Oppio Caffè? Che è una storia bellissima, che sì, ho sentito raccontare mille volte. Quando andavo fuori, dicevo, ma tu sei sardo? Ma forse conosci? E io sono anni, per anni ho indagato. E l'hai trovato? Non sono riuscito a capire chi è. Un pezzo sui raccontiamo gratte vinci. Raccontiamo questa storia. Praticamente c'era un comico sardo che ha un open mic, all'Oppio Caffè. All'Oppio Caffè, quindi vista Colosseo. Cioè, è impossibile essere più a Roma di così. Esatto. Dentro lo stadio olimpico, forse è più pericoloso. Bravissimo. Sale sul palco, fa un pezzo sui gratta e vinci e poi fa una battuta, non mi ricordo esattamente quale fosse, sul fatto che tipo Totti è stupido, tipo Totti analfabeta, e tutti, cioè, che arriva sto tutti a fare, ma che cazzo dice questo? Cioè, dal nulla, poi Totti ancora giocava, cioè, nel senso... Sì, no, proprio non da non fare. Ma che vieni da fuori a fare, poi Totti è un coglione, Totti, ma che cazzo, ma come ti viene in mente? Cioè, nel senso, perché pure i laziali, questa è una cosa nostra. Sì, onestamente. Tu che cazzo, cioè, se sei venuto dalla Sardegna, prendi il diritto di dire... Ci sei venuto dalla Sardegna a fare sta cosa, perché quella, sì. Poi un'altra cosa che all'inizio succede, tu dici, ah, adesso vi dico questa cosa qua, e vai in un posto e parli di qualcosa che non conosci, sì, pensando che hai un punto scomodo, capito? Io mi ricordo quando ero andato a Palermo a fare uno dei miei primi spettacoli, che all'epoca a Palermo ci si andava così, ti dicevano, vieni a Palermo, io ti do 100 euro, il volo non è compreso. Ottimo. Perché però era giusto così, cioè ti davano il B&B bellissimo in centro a Palermo. Erano altri tempi, tu prenotavi il volo molto prima, andata e ritorno da Roma 46 euro, quindi comunque andavi sopra, andavi a Palermo, venivano 12 persone, quindi non ti dovevano dare più soldi di così, era giusto. No, era giusto. Sì. Era giusto. E in apertura c'era un ragazzo che adesso non fa neanche più stand up, che aveva fatto una battuta su... In apertura al tuo spettacolo? Sì. Ok. Sulla mafia, che magari per loro, cioè lui c'era arrivato perché era di Palermo, aveva pure lavorato allo Zen, nel centro commerciale che sta vicino allo Zen, quindi comunque sia, cioè, la mafia ne parla con una cognizione di causa diversa, certo. E quindi aveva fatto una battuta che per me era incredibile. E non so, ma forse la posso fare. Cioè, lui diceva tipo: cioè, le istituzioni sbagliano quando c'è uno che non paga il pizzo, e loro vanno là e fanno una parata dicendo: questo è un grande, questo è coraggiosissimo perché non paga il pizzo. Okay. Questo qua è un uomo. Pensate il coraggio di questo uomo che non paga il pizzo. Lui dice: ma io, che invece sono un commerciante che si caca sotto e c'ho paura della mafia, io non voglio vedere quello coraggioso. Dovrebbe dire: questo caca sotto pure non paga il pizzo. Perché se no, io, che sono una persona normale, che la mafia mi fa mega paura, io non lo pagherò mai perché non sono coraggioso. È molto bello come punto che di però vista. Se non sei di Palermo, certo, non ti viene in mente dire perché non sei coraggioso, e non devi dire che quello è coraggioso, devi dire che è normale. È vero, un punto di vista bellissimo. E io pensavo, cioè, questa cosa per me è incredibile, io non ci arriverò mai, perché quella è un'altra cosa che non devi fare, che vai in Sicilia e fai tipo ehi, la mafia adesso sentire un po' di comicità sulla mafia. E dico, scusa, ma tu che cazzo sei? Che cazzo ne sai? Sì. E hai detto che avevi un po' paura le prime volte, eri un po' in ansia. Sì, beh, certo. Ma anche prima hai accennato con le canne che ti partivano le ansie. Ma io, cioè, non ti ho mai visto come uno ansioso. Allora, non sono particolarmente ansioso adesso. Okay. Però prima sì, non solo per le canne, non so dire le madonna, stasera. È una paranoia tua. Non so dire. È una paranoia tua. Le tanto i nostri microfoni, come ci fanno molto notare nei commenti, le p e le k le prendono tantissimo, quindi non devi fare problemi. Lo dici come lo dice una persona di Roma, cioè non dici le canne. Io sono sardo, dico le canne. Cioè, le canne. Forse devo cominciare a raddoppiare, le canne. Le canne. Già, devi dare 100 sardo. Non solo per le canne. Madonna, adesso penso solo a questo. No, però ho avuto dei periodi dove ero più ansioso. Adesso devo dire sto abbastanza bene dal punto di vista.
Io, prima di passare alle domande di rito, un'ultima cosa, ricordiamo, siccome c'è sempre, quando c'è un ospite che ha fatto battute, benché io non abbia mai fatto, non abbia fatto battute, c'è sempre la parte di battute. Certo. Sì. Quindi, brevemente, tu sei quello, ricordiamolo, che ha aggredito fisicamente Giordano Folla in un programma in Rai. Però non è uscita. Ricordiamo. No, è uscita una volta. Io l'ho vista. Noi l'abbiamo fatta 2 o 3 volte. Ah, l'hanno fatta uscire. Tagliata, sì, okay. Solo la prima volta l'hanno mandata in onda, poi l'hanno tagliata. Hai aggredito Giordano Folla in Rai, fisicamente. Però faceva ridere, ma era bello. Era una gag bellissima, momento, cazzo. Era di tensione vera, perché cioè poi battute era strano come programma, no? Sì? Cioè, perché comunque sia, c'è cioè una sua struttura e uno doveva, cioè, per renderlo bello doveva cercare di divincolarsi dalla struttura, cioè tutto sì. quello che andava sì. andava fuori dai canoni, però dovevi farlo sempre all'interno del programma, sì. quindi era la sfida era quella, e quindi quello sì era divertente. Poi l'hanno tagliato perché era troppo sì. greve. Poi lui cioè, non faceva ancora palestra, quindi esatto, potevi permetterti di fare questa cosa. Adesso ti cagherei sotto, cagheresti sotto. Scusa Giordano. Adesso cioè, Giordano dire sì, è un record, va bene, non rompere il cazzo. Ma no, perché poi quello doveva succedere a un certo punto, che lui mi gonfiava di botte. Quello sarebbe ah, stata sì, l'evoluzione, l'idea era che era lo facevo di... e poi sì. dopo un po' lui mi prendeva a calci. La mia reazione sarebbe stata la fine della gag, esatto, lui mi prendeva a calci sotto al tavolo. Cazzo, peccato che vabbè, però cazzo, lì era sì. tutta una situazione strana. Sì, stavamo tutti imparando. Era complicato, sì. era complicato fare queste cose. Beh. Però sì, è uno dei momenti che ricordo con più fierezza di quella cosa, di quell'esperienza. Cioè, e Marco Travaglio ti ha fatto i complimenti. Quindi, comunque, quando Tinti mi ha menato su Rai 2, io ero contento. Ma che sono uscito con gli occhiali storti. Cioè, sembrava una roba da film, sai? Menano il nerd e poi c'ha gli occhiali. Sono apparsi tipo i cerotti. C'era il fumo e poi finisce il fumo e vai cerotti in faccia, tipo. Bellissimo. Quindi, domande di rito. Domande di rito stavolta le fatto, perché c'è questa cosa che ogni volta non so fare le domande di rito, benché siano domande di rito. Ci arriviamo alle domande di rito, ma perché tu avevi proposto anche un'altra cosa da chiedere al buon Daniele Tinti, che sì. era una domanda secondo me bellissima, che è quella a cui speravo di arrivare, e cioè c'è una domanda che tu sì. fai sempre ai tuoi ospiti, a cui vorresti rispondere ma nessuno te l'ha mai fatta a te. Puoi pensarci con calma, poi montiamo il massimo. Allora, intanto bellissima domanda. Direi tutte, perché allora, secondo io infatti mi chiedo, cioè non c'è mai stata io ho creato Tintoria perché io il mio ideale è essere ospite dei podcast, non essere conduttore di podcast, okay, però non c'erano i podcast. Siamo contenti di... E quindi ho detto vabbè, allora lo devo fare io, però così, se no, così poi esatto. qualcuno, le persone iniziano a copiarmi e mi invitano. Esatto, esattamente. Quindi io sono felicissimo di essere qua. Io spero qua. Di creare una moda, così sì. la gente poi le fa a me queste esatto. cose. Così uno viene, si siede, pam 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 e se ne va. E questo è proprio, sì. quindi già tutte quante le domande, io dico, oh, e vai, una bella domanda da podcast, quindi mm-hmm. tutte quante. Okay. La prima domanda di rito di Tintoria è stata quella della legalizzazione. La legalizzazione, sì. è stata la che prima. Poi hai cambiato. Però, in... Che poi ho cambiato in che rapporto hai con la marijuana, perché okay. sulla legalizzazione tutti quanti diciamo sono favorevoli. Che poi è il motivo per cui noi abbiamo creato questo podcast, perché non siamo mai stati ospiti a Tintoria e quindi abbiamo detto dobbiamo giusto, farcele noi quelle domande. Bravi. Quindi io chiedo a lui che rapporto hai con la marijuana e lui lo chiede a me, capito? Avete fatto benissimo, cioè si lavora così, sì, dici, sì. Ah, allora me lo faccio io, è proprio così. Esatto, okay. Invece le domande più recenti che vorresti farti, cioè ma anche solo... Ma allora, dittatore estero cioè, preferito? Cioè, dittatore estero quello preferito? Non è male. Quella... Qual è il tuo dittatore L'hai mai detto in Tintoria? Alberto Fujimori. Che è un... Aspetta, è quello che tipo, tipo ammazza gli spacciatori, fa delle robe così. No, quello è quello delle Filippine che non mi ricordo come okay. si chiama. Alberto Fujimori okay, non c'è più, era uno... Adesso non mi ricordo... Ah, non devono essere vivi. No, possono anche essere vivi. Adesso c'è la figlia, Keiko Fujimori, però non è di origine giapponese, ma è... Mm-hmm. Adesso non mi ricordo più, peruviano. Ah, però okay. si chiama Alberto Fujimori. Vabbè, dittatore di? Del Perù. O del okay. Cile. Perù. Cerchiamo. Perù. Googliamo. Ma è un dittatore? No, fu dittatore. Fu dittatore. Fu dittatore e mi piace che si chiama Alberto Fujimori, sì. detto El Cino, perché tutti quelli orientali certo. sono detti El Cino, anche se lui è giapponese, però ti chiamano tutti vero. Il cinese. Perché, fra l'altro, giapponesi che vengono confusi con i cinesi, non stai assolutamente dicendo nulla. No, loro sono cioè, contentissimi. Non è che si odiano da secoli. Esatto. Non è esatto. che ci sono però tipo dei massacri, se vai in Sud America e ti vedono con gli occhi a mandorla, comunque, ti fanno il cino. Certo. Perù. Sì. E lui era dittatore anche a modo suo, cioè nel senso neanche troppo...
greve, cioè nel senso nella forzava la costituzione. Esatto, diciamo. Esatto. Diciamo, su Wikipedia lo definiscono presidente, non dittatore. Sì, che comunque ci mancherebbe. Ma no, infatti. Però, diciamo, dittatore essere preferito, io lo intendo allargato. Però mi piace che ci sono state recentemente delle elezioni in Perù dove si è candidata Keiko Fujimori, figlia di Alberto Fujimori, e l'onda lunga di questa elezione è arrivata a Torpignattara e sicuramente sarà arrivata anche qua a Via Padova, perché sui muri di Torpignattara c'erano i murales, ma ovunque con scritto Fujimori nunca mas, perché adesso ancora non vogliono la famiglia Fujimori. Sì. Ma lui ha fatto qualcosa in particolare per diventare il tuo dittatore preferito? Lui si chiama Alberto Fujimori. Ed è peruviano. A me solo il fatto che lui si chiami Alberto, che è un nome italiano. Sì, okay. Credo perché lui venga dal, cioè comunque cristiano, e quindi gli hanno dato il nome. Quindi Alberto Fujimori, peruviano. Mi piace tantissimo lui. Detto il cino. Ok. Detto il cino. Quindi direi che possiamo passare alle domande di rito, anche perché tra un po' tu devi andare. Esatto. Allora, le domande di rito che noi facciamo a tutti gli ospiti che passano da Tazza di Caffè sono... Una tazzugliella e caffè. Come tu come l'hai chiamata? Come mai si chiama Tazza di Caffè? È una citazione ad Albert Camus. Cioè, è un riferimento a una citazione di Albert Camus. Esatto, che diceva in un l'incipit di un libro. Sì, in realtà lo diceva in un suo trattato. Ah, stamattina però mi sono svegliato e non sapevo se uccidermi o bermi una tazza di caffè. E quindi? E questa... Una tazza di caffè. Stamattina citazione... abbiamo scelto Tazza di Caffè. E vai, anche oggi Tazza di Caffè. Anche oggi noi ci siamo uccisi. E le domande che facciamo a tutti gli ospiti sono, parlando di cultura pop, quindi qualsiasi cosa riguardante l'intrattenimento, la cultura, la moda, film, musica, serie, quello che vuoi. Cioè, puoi anche tenerla larga questa... Sì. Abbiamo avuto risposte... Esatto. Allargati quanto vuoi. Cioè, sì. Abbiamo avuto le melanzane come risposta. La domanda è, che mi fa sempre ridere ricordare, le domande sono, una cosa che a tutti piace, ma a te non piace, quindi non capisci l'hype che ha, nel resto del mondo, e il contrario, una cosa che a nessuno piace ma a te sì, quindi non capisci la brutta reputazione che ha. Sì, cioè non deve essere un guilty pleasure, deve essere proprio una roba che tu dici non capisco perché ha questa brutta reputazione. Mm-hmm. Allora, sul cibo facilissimo, perché la cioccolata a me non piace, non la ti piace non mi piace la cioccolata, non mi piace la Nutella, non, cosa? Non mi è mai piaciuta, non capisco. Wow. A Valeria non fa impazzire, non capisco la Nutella proprio, cioè quando la gente mangia la Nutella io ti giuro, sto là, dico io veramente sono basito, cioè la Nutella mi fa proprio schifo. Cazzo. E la cioccolata fondente non mi piace. Io ero convinto che la Nutella fosse una delle cose che accomunasse tutti. A me il cioccolato piace un sacco, e soffrendo di reflusso gastrico è tipo veleno per me. Ah, okay. Però a volte lo mangio lo stesso, quindi è molto irrispettoso nei miei confronti dire che non ti piace il cioccolato. Odio. Cioè, chi ha la valvola che si chiude non ama il cioccolato, no? Per dire, chi ha il pane non ha idea. Sì. Io il cioccolato proprio da sempre. Quindi proprio Nutella mai apprezzata, non mai stato un dolciario in generale, che è anche dolciario no, però il cioccolato mi piace. Uno dei segreti del mio fisico scolpito, eccolo qua, nel marmo, ecco, è mangiare poca cioccolata E bere tanta birra. No, allora aspetta, però fammi pensare. Cultura allora pop. Cultura pop, qualcosa che non mi piace, che piace a tutti, perché ce l'ho, però non mi viene in mente. Spesso questa è la classica domanda che poi in metro dici. Oppure anche qualcosa, qual è l'altra che a tutti piace e a me no? Queste sono le due. Forse hai detto due volte la stessa. No, ho detto due volte la stessa. Vedi, perché io parlo di fare. Anch'io pongo sempre la stessa difficilissimo domanda. Allora, a tutti piace, a te no? Oppure una cosa che piace a nessuno piace, sì. Tu non pensi che dovrebbe avere quella brutta reputazione? E a me sì. Oppure una cosa che ha troppo hype, cioè che proprio la gente si gasa per tipo il cioccolato, se allora sta. aspetta perché ci stanno tanto poi qua potete asciughiamo. Vedi, bravi, perché io invece non taglio un cazzo, io terrei proprio aspetta qualcosa che ha troppo hype. Mbappé il calciatore. Okay, Mbappé allora, è troppo hype. Dovrai spiegarci, secondo me, per almeno a Mbappé me. Che, allora io allora, sì, lui zero. Perché io non capisco il calcio, se allora, seguo il calcio. Kylian, non sono un fanatico, Mbappé, però mi piace. Calciatore francese. Al momento gioca al Paris Saint-Germain. Forte. Vedi che allora tu, cioè, l'ho detto, se notate, un mezzo secondo prima che lo dicesse lui, ho notato, non ho copiato, ho notato. Me lo ricordavo. Forte.
Okay. Ma non così forte come dicono tutti. Cioè, pare che questo mo è il nuovo Ronaldo. Non è il nuovo Ronaldo. Accannate con sta cosa. Okay. Quindi è giovane, cioè può ancora. È giovanissimo, è fortissimo. Beh, ha già vinto un mondiale. No, infatti, per quello. Ha vinto tutti i titoli del Paris Saint Germain. No, è fortissimo. Se è così vincerà. Giovane, ha vinto tanto. Non voglio dire. Io non sono fan di Cristiano Ronaldo. No, ma io sono perché lo paragonano proprio anche a Ronaldo. Ah, Ronaldo sì, fenomeno. Sì, sì. Allora. Nel senso che non è così è molto forte, però non è quel livello là. Quindi smettetela per favore di dire. Ora, detto questo, se Mbappé volesse venire alla Roma, io lo vado a prendere all'aeroporto. Però non smettete per favore di dire che Kylian Mbappé è così forte, perché non lo è. Lo può diventare. No. No, c'è un livello a cui non puoi arrivare. No, ok. C'è un livello a cui non puoi arrivare mai. Tu dici che gli manca proprio il talento sottostante di... Per arrivare al livello che dico, cioè, perché adesso sembra, capito, che è Maradona. A parte Totti, tuo calciatore preferito, tolto Totti. Tolto Totti, Ronaldo. Ronaldo, fenomeno. Sì. Ok, sì. E c'è qualcun altro che... Cioè, c'è uno che tu dici potrebbe essere il nuovo Ronaldo? No. Ok. Cioè, nel senso, a parte Messi e Cristiano Ronaldo, non ci sono. Ok. Neanche Ronaldo può essere esatto. Il Ronaldo. Ormai no, adesso mi piace, Haaland, non so come siamo finiti a parlare di calcio, ma sono felicissimo. Haaland no, che se l'è comprato il Manchester City, è sto norvegese. Noi stiamo rischiando gigantesco. Tantissimo, perché sappiamo poco. E lui mi piace, però okay. Mi piacciono gli attaccanti, quindi... No, in realtà a me dispiace solo che non ti posso. Non sono va bene ottimo così. In conversazioni sul calcio. Ho detto Mbappé, mi dispiace a me che mi viene in mente solo un calciatore, però sono contento di averlo detto. No, assolutamente. Mbappé e qualcosa, non mi ricordo più. Che ha una che non dovrebbe. Che non ti spieghi perché abbia questa brutta reputazione, sì. Che a te piace. Che cos'è che ha una brutta reputazione che a me piace? Cioè, sì, una roba che a molti dicono che fa schifo, che non ha senso. Alcuni comici, ma non posso dire okay. Il nome. Però hanno una brutta reputazione, a te piacciono? Sì, okay. A comici italiani, okay. Che ogni tanto, cioè, c'è gente che fa questo, fa schifo, ma un botto di gente. Mm-hmm. Beh, dai, uno. No, non lo posso dire. tipo, neanche quelli super grossi. No. In realtà, tu stai dicendo una cosa positiva. Stai dicendo sì, che però la persona scoprirà che. Però, no, perché. Che ha una brutta reputazione. Ci sono alcuni comici italiani che sono super divisivi. Ok. E che a me piacciono. Però ci sono un botto di persone a cui piacciono. Però un botto di persone che proprio non gli piacciono. E che mi dicono queste persone: a te non è vero che ti piace? E io dico sì. Mi piace, e lo vedo con i miei occhi, cioè sto là che rido e dico cioè cosa, sto ridendo di nuovo, eccomi qua, stiamo tutti ridendo. Sì. E poi c'è stata una persona che fa cagare, tu dici però vedo che ridi. No, certo. E poi anche dei comici che ogni tanto sento dell'hype e dico ma vabbè quello è classico. Sì. Ma sì, cioè, giusto per capire, sicuramente non si questo può. Sicuramente non si può. No, ma quelli della brutta reputazione che però tu dici ma sono bravi, sì. Si parla di quelli tipo un po' più mainstream, nazional popolari, per capire? No, anche il giro della stand. Sì, come... anche giù la stessa. Okay. Allora, okay. Che no, che non lo voglio dire, ma. No, saltiamo. Cioè, sì, sti cazzi. Sì. Però, cioè, okay. Una cosa. A me piacciono. Però, che sono divisivi, ecco. Più che è che sono proprio divisivi. Che ci sono persone che dicono quello non è bravo per niente. E io, però, sono là che rido e dico io ti giuro che eccomi qua. Stiamo ridendo. Sì. E quindi quello. Non c'è un americano che ti fa questo effetto? Allora, che puoi dire. Un americano che mi fa questo che ti effetto. Fa ridere, anche se magari è visto un po' questo non è uno di quelli cool. Però chi è che è visto un po' così? Quali beh sono però ad esempio io così? Cioè una risposta che direi se mi facesse ridere, ma cioè io a me sta super simpatico Kevin Hart, gli voglio bene, sì. Però e io ci ho provato a dire guardiamolo fino in fondo finché non dico no ma guarda che Kevin Hart. Poi nel senso Kevin Hart, sapendo che a me non fa impazzire, non è il mio riferimento come comico, se la vive comunque benissimo. Sì. Perché fa gli non stati però male, sì, no, diciamo Kevin Hart gira è col diventato, è sempre stato, e quindi è diventato la cosa più pop e nazionale però popolare possibile. Però gli intellettuali della stand-up comedy non ha una grande... Cioè nessuno ti dice Kevin Hart è un genio. Nessuno dice Kevin Hart è un genio, però cioè, però comunque fa ridacchiare. Secondo me se vedi Kevin Hart dal vivo fa ridere. Sì, è vero. Ci sono quelli così che sono grandissimi. Professionisti, cioè lo sanno fare da Dio. Poi... Infatti lo rispetto tanto. Infatti sì, dico, se a me non fa morire di idea, ma lo rispetto tanto. Il loro lo fa, cioè uno stadio lui te lo tiene, cazzo. Minchia. Sì, ecco, la comicità negli stadi secondo me sai che sono d'accordo. È troppo. Però secondo me se tu arrivi a quel livello
lo stadio lo vuoi fare. Ma secondo me lo vuoi fare, però lo fai una volta per farlo. Guarda, ti dico, sono andato adesso recentemente a vedere Venditti e De Gregori all'Olimpico. Però stavo in platea. Mm-hmm. E stavo là e pensavo proprio, ma se tu qua ci metti la stand up, ma che cazzo devi fare? Ma infatti, ma che cazzo devi poi fare? Poi Kevin Hart è alto 1,50, cioè proprio sì, non lo vedi. Cioè che lo vedi sui mega schermi. Lo vedi sullo schermo, che te lo vedi su Netflix. Però non c'entra perché Kevin Hart è enorme. No, cioè, okay, mentre è sul palco è enorme. Se lo tiene, se lo tiene, però secondo me perde. Però boh, secondo me lo sta, cioè l'arena così grande, poi no, magari non lo so, poi magari vedo un comico in uno stadio e penso wow, incredibile. Perché poi mentre vedevo Venditti e De Gregori speravo anche, dicevo, magari un giorno posso fare solo la curva sud, che metti il palco sotto e poi ti fai la curva sud così. No, però, cioè, cioè come ce l'auguriamo a tutti noi che un giorno saremo in grado di poter fare uno stadio e riempirlo. Però, come appunto dico, una volta nella vita sarebbe fighissimo farlo per vedere com'è. No, quello... Vorrei vederlo, anche da pubblico, una volta nella vita voglio vederlo un comico allo stadio. E lo vorrei vedere, tipo, non in prima... Cioè, vorrei capire com'è uno spettacolo. Io purtroppo ho avuto la... stand-up, cioè, allo stadio. Ho visto dei concerti in stadi e già quelli ho detto, sì, ma... perché sei in platea sopra, lo vedi lontano, non... perde. E quindi io ho quella stessa sensazione che se ci metti la stand-up perde ancora di più. Sì, mi sembra anche a me, però magari... Sto rosicando. Mi dispiace che non sono stato in grado di rispondere bene a queste domande. No, ma... sono finito a parlare di calcio. Veramente. Ma va, sono una banalità. L'importante è che ancora parlato di calcio. Sì, non avevamo mai parlato di calcio. Quindi hai portato il calcio a tazza di caffè. Sono molto contento. A me mi sono sempre piaciuti i calciatori bassi. Perché io sono basso. Ci e quindi in qualsiasi sport io tifo per quello basso. Anche nel mio sport, l'enduro, ho sempre tifato per i piloti bassi. Questo l'unico è il bello sportivo del calcio alto. È che puoi essere forte anche se sei basso. L'unico sportivo alto per cui io ho sempre tifato è Valentino Rossi, che è quasi 1,90 Rossi. Ah. Valentino Rossi? Valentino Rossi. Valentino Rossi è alto. Eh sì, almeno 1,80 Rossi. E Valentino per la MotoGP Rossi. È strano. Valentino Rossi Valentino è alto. Scusa, cerchiamo. Per la MotoGP è alto. Secondo me Valentino... Io ho sempre pensato che Valentino Rossi fosse un uomo contenuto. No, è 1,80. 1,80. Per la MotoGP il è tanto. È 1,80. Per la MotoGP è tantissimo. Minchia, non sapevo fosse una. La MotoGP è tantissimo. Cioè, gli altri proprio, sono proprio perché fa moto, io ho sempre dato per scontato che fosse più basso di 1,80. Sì. Cioè, sì. Mentre nell'enduro, nello sport che facevo io, avere le gambe lunghe aiuta. Perché comunque perché tu ti arrampichi sulle rocce. Ah, sì. Non essendo il trial, che nel trial non puoi mettere il piede per terra. Okay. Nell'enduro ti puoi aiutare quanto cazzo vuoi. E quindi ti aiuta. Corri, bro, fai tipo flistons. Io non toccavo per terra. Quindi, cioè, nel senso, io se sbaglio cado. Sì. E quindi certo. Ho sempre tifato per i bar, quindi Gianfranco Zola, ovviamente. Certo, ovviamente Gianfranco Zola, lo Magic salutiamo, Box. Un amico di una tazza di caffè. Assolutamente, lo inviteremo qui. Però quello è bello del calcio, che pure se sei basso può essere il più forte di tutti. Sì, beh, infatti, non sono tanti Maradona. Gli sport dove... Cioè, soprattutto nella direzione in cui sta andando lo cioè, sport... O ci sono sport in cui ti aiuta a essere basso, o sport in cui devi essere alto. Sì. Non ci sono sport in cui... Vediamo, dipende. Sì, esatto. Sì, è vero. Invece il calcio può avere così, qualsiasi sì. tipo di corpo. Poi chiaramente beh, devi essere comunque un super atleta. Però sì, può essere un super atleta. Se lo riesci a sfruttare. Però può essere un super atleta. 1,60 m. Sì. Può essere 1,60 m e dominare. Questo puoi è essere bello. Dybala o Ibrahimovic. E così ho dato anche io il mio contributo alla conversazione sul calcio. Attenzione, capito? Bravissimo. I due calciatori che conosco. A parte quelli che guardavo quando tifavo Milan, cioè Seedorf e Maldini ai tempi. Io tifavo Milan anche in quegli anni lì. Tifavo Milan, infatti quest'anno che quando il Milan ha vinto lo scudetto eri a Milano? Io mi trovavo che sto vivendo qui e ho detto sei salito sul io carro. Devo andare in Piazza del Duomo perché lo devo al mio bambino. E ci sei andato? Ci sono andato. E come è stato? Ho aspettato il fischio finale, le urla, mi sono emozionato, ho quasi pianto e ho salutato il mio bambino, ma sono cioè fine. Bello. Però ho detto io questa cosa la devo al mio bambino. Hai fatto benissimo, l'ho visto. Cioè il Duomo che perché poi ormai sul 4-0 era chiaro che ormai era Fice che aveva vinto. Sì. Però ho detto chissà se quando fischia alla fine succede qualcosa. Ed è successo. Sì. Inizia, cioè proprio senti la piazza che trema, eccetera. Ed è stato molto bello. E poi immagino. Ogni tot vado in piazza quando il Cagliari torna in Serie A. Perché infatti io sono uno del parere che... Cioè quando il Cagliari scende in Serie B come quest'anno dico... Beh, però...
Però poi quando scendiamo, si torna in A, se rimaniamo in A e rimaniamo a metà classifica, cazzo festeggi. In Champions però non ci andiamo. Prima o poi c'è qualcosa da festeggiare. Esatto, quindi sì, di tanto in tanto ci sta che il Cagliari scenda in B, così festeggiamo la Serie A. Dai, mi sembra una bellissima prospettiva, in modo, l'approccio giusto. Io avevo visto tutta la Serie B del Cagliari quando c'era Zola. Sì. E mi ricordo in curva i tifosi del Chelsea che venivano a vedere bellissimo. Zola. Ma bellissimo. Non può essere uno dei miei idoli Zola. Se vedevo la gente che scendeva dall'Inghilterra per vedere Zola. Bellissimo. Bellissimo. Quanto abbiamo parlato di calcio in questa puntata, però sono contento. No, no, è giusto, perché penso che difficilmente ritornerà come argomento, quindi esatto, sono contento di averlo affrontato. Guarda, contento di essere stato io. Oh, direi che possiamo possiamo chiudere. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. No, grazie davvero, ci ha fatto molto piacere, anche perché davvero noi siamo grandi fan del tuo lavoro, esatto, possiamo dire. Sono nel mondo dei podcast. Esatto. Infatti, per chiudere, lui non ci crede mai quando... No, no, ma anche come comico. Tu non ci credi mai, non ci credi mai quando ti dico questa cosa. Tanto è vero che tu ricorderai quando io ti ho fatto l'apertura l'anno scorso, ti ho presentato come e adesso il mio comico preferito, mm-hmm, e vedo te che mi guardi come dire, vabbè. E quindi ho detto, pensa che lo sto prendendo per il culo. E quindi ho detto, vabbè, uno dei miei preferiti. Per però è uscita, allora lì è uscita, è uscita come la presa per il culo. Però è uscita come una battuta, esatto, che fa, adesso il mio comico preferito. Vabbè, uno dei miei preferiti, uno adesso non proprio. Hai peggiorato la situazione tantissimo. In Italia, top 3. Secondo me. Nella mia top 3. Mm. Cioè, dal vivo sei quello che mi ha sempre fatto più ridere con le lacrime. Vai, top 3. Non lo dico. Non lo dici. E tu direi top 3, vuol dire che sono terzo. Sì, però se comunque. Se no mi dicevi. Però dal vivo, tutte le volte che ti ho visto dal vivo, ho sempre avuto le lacrime. Dai, ti dice la top 3 se tu ci dici il comico che. Ah no, allora no, allora no. Ci ho provato, ci ho provato. Grazie però per avermi salvato. Bene, allora ti ringraziamo. Grazie a tutti se ci avete seguito fino a qui. Alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.